Termocamera Vevor utilissima. Ed ecco, infatti, abbiamo questo freddo, questo bollente e questo freddo. Quindi abbiamo questi due che sono a temperatura. Dov'è 88 gradi? Comunque, questi qui non me lo fa vedere, sono a 60 gradi. Forse non sono proprio bruciati. Però non è una bella cosa che solo questi due scaldino. In effetti stanno scaldando tanto. Perché? Ho provato i finali e sono tutti buoni. Quindi che cosa volete che vi dica? Potrei veramente mandare tutto a fare in culo. Perché non è comprensibile una cosa del genere, non è comprensibile. Non volendo demordere, ho seguito lo schema, ma io qua ho una connessione con un codice a colori e questo cavo va qua. Dove cazzo sto inquadrando? Allora, io qui ho una connessione, ho un flat cable rigido come la merda che ho dovuto risaldare perché si erano spappolati tutti i cavi, perché è rigido come la merda. E quindi da qua, con questo codice colori dall'1 al 7, vado su questa schedina qua, seguendo codice colori dall'1 al 7. E quindi mi sono detto, ok, qua ho il viola, il blu e il verde all'esterno della scheda. E io qua ho il viola, il blu e il verde all'esterno della scheda. Quindi sono andato a vedere il cavetto e l'avevo saldato al contrario. Porco. Porco. Quindi adesso, dopo innumerevoli bestemmie dopo aver perso un pomeriggio, vediamo che cazzo è successo, vediamo se si accende. Ma io dubito, ormai ho dei dubbi. Ormai dubito. E si è acceso. Vediamo se muovo il volume. E non fa più il difetto di prima. Ma porco. Vediamo se si riaccende. E si è acceso. Devo rimontarlo con calma, perché sennò qua veramente rischio di sfasciare tutto. Quindi lo devo rimontare con calma. Sì, ci vuole la calma. Stiamo calmi. Intanto devo anche cercare di ricordarmi quali sono le viti giuste, perché qui adesso è un troiaio e so già che si staccheranno i fili, si staccheranno altri fili adesso, dappertutto. Sarà un'ecatombe di fili che si staccano, io lo so. Ok, questo va così. Con la sua vite qua. È vero.
da questo amplificatore ottengo sempre solamente cazzi nel culo. Io non so perché, ma è pazzesco. Stiamo calmi. Allora, che vite ci vuole qua? Allora, qui queste sono così. Poi così e così. Qua ne abbiamo due così. Queste due così. Dovrebbero effettivamente essere queste. No, perché non passano. Quindi devono forse essere delle autoflettanti per il ferro. Esatto. Abitare con una violenza inaudita. Dovrebbe essercene una terza qui. Adesso. Ora questo lo stacco prima che mi vengano i nervi, e questo lo stacco prima che mi vengano i nervi ai coglioni. Questo ora va qua dentro. E ovviamente l'ho inserito quando non dovevo, quindi devo risvitare qua. Ok, ci penso io a te.
sparita completamente. Era tutto qua sul tavolo e una di queste è sparita. Ma io dico, ma come stracazzo di Cristo è possibile? Sparito, completamente sparito. Ah, ecco dove si è ficcato. Guardate che porco di... Ora, prima di richiuderlo del tutto, dobbiamo fare un'ultima prova e vedere se così com'è si accende. E proviamo, vaffanculo. Va bene, si è acceso. Mi basta così. Questa cosa va richiusa e mandata a fare in culo. LED spunta di qua, facciamo spuntare, devo risaldare questa massa qui, quindi mi serve lo stagno, di nuovo. Qui ho un'altra massa che va saldata qua sotto, quindi ho una pallazza di stagno da fare qua dentro. Perfetto, masse e filtri ricollegati, connettore dei miei coglioni riconnesso. A questo punto posso rimettere a posto qua, ficcare il LED. E logicamente deve entrare con difficoltà. Stavamo dimenticando due viti. Uno e due. Ora per stringere questi mi servirebbe la chiave da 11. Indovinate quale chiave mi manca. Schifoso. Possibico. Quindici, 17, 13, 12, 13, 12, 10. 13, 13, 12, 13, 12, 12, 14, 14, 15, 18, 17, 16. 17, 20, 22, massacro di Wojtyla, 21, 23, 26, 24, 9, questa non si legge, 8, 9, 7, 6,
questa piegata sembrerebbe una 6, 7, 13, 17, 14. Niente. La 11 non c'è più, è scomparsa. Sono costretto a usare la violenza e il disgusto. E la rabbia. Ecco fatto, vaffanculo. Ma questo coso perché non è? Vaffanculo, ecco perché non entra, perché sporco. Ecco perché non entra. Devo mettere prima questi. Porco d***o. Va bene, usiamo il cacciavite. Li ho messi al contrario. Porco di... Terza volta. Mezz'ora per montare questo cazzo di frontale, mezz'ora. Mezz'ora. Sparita l'altra vite. Porco.
Vediamo se si accende. Perché Dio? Perché? Perché Dio? Ecco. Colleghiamo le casse al volo, che vuol dire a cazzo. Casse al volo vuol dire a cazzo. Non ne posso più. Io non ne posso più di questo amplificatore. Non ne posso più. No, ma qua non farà mai contatto. Oddio. Ma chi cazzo ha inventato sti connettori delle casse? Ma chi è che ha inventato questa cagata che si è avvita scomodissima che poi non ti ci passa il dito in mezzo? Almeno fateli distanti, cane. Invece uno deve cacarsi il cazzo. E qua. Ok, casse collegate. Ora. Ingresso audio, quali che si attorcigliano. Questo lo colleghiamo a AUX TE. Che cazzo, AUX, giù il volume, mettiamo in AUX player MP3. Dove porco Dio l'ho messo? Ce l'avevo qua, ce l'avevo. Niente, sparito pure lui, era qua, scomparso. Ma porco scarico, ma vaffanculo. Cane. Apple vince. Vediamo se si accende. Si alza il volume.
Mi sembra di aver risolto il difetto, perché adesso il volume si regola. Se lo metto al minimo posso arrivare al massimo e non salta più come prima. Quindi ho vinto. Cazzo era sta roba qua? Non lo so, però boh, l'ho fatta tempo fa. Ok. Funziona, grazie, arrivederci.